Nella luce del giorno, circondato dal magnifico paesaggio del Mar West del Pacifico, era difficile impedire al dubbio di farsi strada per l'ultima volta. Potevo ancora pensare che fosse tutto un sogno, un'illusione. Avevo abbastanza immaginazione da inventarmi tutto. Forse ero sempre stato nel cottage, intrappolato in una storia nella mia mente, impazzito dal dolore per la scomparsa di Elis, come sosteneva Hartman. Non c'era modo di saperlo. Mi dissi che in fondo non aveva importanza. Facciamolo finire di parlare, eh? Ok, andiamo. L'oscurità mi aveva toccato. C'era un filo tra noi, ci sarebbe sempre stato. Sentivo ancora la sua presenza avvicinarsi. Uccidere. Ma come, si è fatto buio, mo? Vaffa un bagno. La presenza oscura non tentava più di catturare lo scrittore perché scrivesse il finale che desiderava. Lo scrittore sapeva troppo. Era troppo forte e aveva un'arma lasciata da Thomas Zane, qualcosa che avrebbe potuto ferirla. Ora l'oscurità stava facendo il possibile per evitare che lo scrittore raggiungesse Cauldron Lake e il luogo buio da cui era venuta. Allora, ci dovrebbe essere sicuramente qualcosa, se non mi faceva venire qua. Vediamo. Stando alla firma sul registro del motel, l'agente Nightingale aveva alloggiato lì, stanza numero 2. Perché mi ha ferito? Motel Majestic, informazioni generali. È richiesto un deposito rimborsabile di $100 per ogni prenotazione. Non accettiamo assegni, accettiamo tutte le principali carte di credito o di debito. Check out alle 10, sono vietati gli animali domestici e la musica ad alto volume. Ok. Un veicolo per stanza, i servizi sono riservati agli ospiti registrati. Non sono permesse visite dopo le 21. Nessuna eccezione. Felice soggiorno a Majestic. Sconti per anziani e reduci di guerra. Non anziani. Uomini saggi. Evidentemente era la stanza che ospitava l'agente Nightingale quando non era là fuori nella caccia. Inizio a pensarlo anch'io, Manu. Guardati le spalle e vada in compagnia. Mi sarò confuso, amico. Guarda la macchinina, vai. Questo che ho tre passi, però caccia il fiatone. Mamma mia, che scocciatura quando nei giochi fanno così. Fallo correre per un po' più di tempo. Se non ha fatto mai ginnastica farebbero lo sprint per un po' più di tempo, dai. Allora, mettiamoci qua. Guarda.
Forse sono riuscito a passarlo. Ah, ci sono riuscito. No, bugia. Dai. Il piacere è mio. Ah, macchina. Oh. Vediamo un po'. Il fondale di Cauldron Lake era un cimitero di cose che il lago aveva reclamato nel corso degli anni. La presenza oscura le aveva rigettate e sparpagliate al suo risveglio. Qui lo scafo di una barca, là i resti di un aeroplano caduto molto tempo prima. Gli alberi si spezzarono per l'impatto, la terra mormorò, ma la presenza non se ne accorse nemmeno. Vediamo se Simone è tornato live. No. Vediamo un po' qui che dobbiamo fare. Allora, lì c'è anche un'altra macchina. Furgone. Caffè. Oh, dai. Oh. Ok. Ok, granate. Perfetto, razzi. Vediamo se c'è qualche altra cosa qua dietro che indica. Sì, ok. Oh, dai. No. Ah, fa un bagno. Vabbè, dovrei prenderle qua le munizioni che mi servono. Ok. Di qua, vediamo. Ah sì, eccolo. Ok. Quando avevo rivelato il mio piano a Barry nella stanza ben illuminata, avevo finto di sapere cosa stessi facendo, ma non era così. Ah no? Operavo secondo la mutevole logica di un sogno. Ok. Avrei dovuto raggiungere il lago lottando tra gli orrori della notte, premere un vecchio interruttore infuso di magia infantile, scrivere un lieto fine a una storia dell'orrore, salvare mia moglie dall'oscura prigione in cui era rinchiusa. Ok. Usiamo le pietre come protezione. Forza, vai dietro le pietre per proteggerti. Oh.
puoi vincere. No! No! Non avevo visto che c'era il salto! Non puoi vincere. No. Tu fallirai. È tutto nella tua testa. Te lo stai inventando. No. Riesci. Ah, mamma mia. Secondo me questo è schizofrenico. È tutto nella sua mente. Un esaurimento nervoso schizofrenico. Più un esaurimento nervoso e si è immaginato tutto questo. Magari ha ucciso lui stesso la moglie. Tesoro, era solo un brutto sogno. Era solo un altro incubo. No! Va tutto bene, sei a casa. Non era un sogno. Va tutto bene. Accendi le luci! Accendi le luci! Shh, amore. C'è corrente. Ah, ma non è finito. Torna a letto, ti farò dimenticare la paura del buio. La mia paura? È la tua paura. Perché non sei spaventata? Tu non sei Alice. Accendi subito la luce. Dov'è il clicker? Cosa ne hai fatto? Alan, tesoro, stai ancora sognando. Dici cose senza senso. Torna a letto. No. Io a letto non ci vado. Alan, mi stai facendo paura. Torna a letto. No. Hai preso le tue pillole? Vuoi che chiami il dottor Hartman? Torna a letto, Alan. Tom, torna a letto. Di nuovo il palombaro. Ma che ci azzecca sto palombaro? Perché il palombaro? Devi riuscire ad arrivare al cottage. Ti sbarrerà la strada. Non ti lascerà passare. Non ha cuore. È pieno di oscurità. Devi riempire il suo cuore di luce. Non preoccuparti del signor Graffio. I tuoi amici lo incontreranno quando sarai andato. Usa il clicker. Segui l'idea di un sentiero. Questo è un sentiero. Qua allora devo seguire. Cosa? Mi lascio. Ho incontrato qualcuno. Sono innamorata di un altro. Alice, no, cosa stai dicendo? Non puoi. Non mi ami. Come potresti?
Non ami neppure te stesso. Non fai altro che torturarti con un lavoro che non sei più in grado di fare. No, ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Tu sei la mia musa. Chi sei? Cosa hai fatto alla mia Elise? Alan, che stai facendo? Accendi le luci. Cosa fai, Alan? Smettila. Riaccendi le luci. Non era vero. Non era successo realmente. Non sei la mia Barbara. Tom, lasciami andare. Ti prometto che sarò buona. Per favore, ragazzaccio, slega. Ti aiuterò a scrivere il tuo capolavoro. Ti amerò per sempre. No, tu non sei Barbara Jagger. Ho fatto un terribile errore. Non avrei mai dovuto... Mi sa che ha combinato lui qualcosa, io non vorrei dire. Ora non l'avrai mai più indietro. Oh, il forellino per l'aria. Sono molto più vecchia di te. Ma no! Più vecchia della tua prima opera d'arte. Ma va! Troverò un nuovo volto da indossare. Anche io allora. Libera. Diventerò un mostro anch'io. Potevo sentire la presenza di Elise vicina. Allora capii cosa fare. Sapevo come scrivere il finale di Departure. C'è la luce e c'è l'oscurità. C'è causa ed effetto. C'è il peccato e c'è l'espiazione. Ma tutto deve essere in equilibrio, tutto ha un prezzo. Ecco dove Zane aveva sbagliato. Il viaggio per tornare alla luce è lungo e buio. Elise! Elise! Oh no! Sta emergendo o sto andando giù? Non ho capito. Sta emergendo, sta andando verso l'alto. Ok. Si è salvata, ma alla fine l'ha buttata lui giù. Non ho ancora capito se è frutto della sua mente malata, che ha avuto un esaurimento a causa del blocco da scrittore, o è stato veramente un evento paranormale. Che ora fai vedere comunque Elise che sta qui. Il cottage in realtà non dovrebbe mai essere esistito, quindi se non è mai esistito lei non dovrebbe essere qui in mutande, però è in mutande sul porticciolo, sul ponte che avrebbe portato al famoso cottage. Nel 2 capiremo meglio qualcosa. Secondo me è lui che ha qualche disturbo mentale.
Ecco perché lei lo voleva portare anche in questa clinica. Ecco perché in American's Nightmare, come si chiama lui, quello che abbiamo giocato l'altra volta, aveva questo dualismo del cattivo sé e del bravo. Ah sì, anche lì spiegano su Control. Mi ricordo qualcosa che parlavano di un'entità oscura. Chi è quello là dietro? Ah, Nightingale. Non è un lago, è un oceano. Alan, svegliati. Finito, ci siamo riusciti. Ok.